Questa sì che è veramente una bomba clamorosa, prendete sempre il tutto con le pinze, ma si sta parlando di nuovo in maniera molto molto insistente di Zaccaria alla Roma. A me non piace moltissimo, non fa impazzire parlare di mercato ad ottobre, però comunque questa qui è una news veramente molto molto importante. Prima di parlarne, come sempre, iscrivetevi, commentate e se vi va lasciate qui sotto anche un bel like. Detto questo, ragazzi, allora, Zaccaria è uno molto molto interessante, lo conosciamo, forte fisicamente, forte tatticamente, comunque molto bravo coi piedi, centrocampista attualmente del Gladbach, e si dice che abbia rifiutato il rinnovo. Non so quanto la news sia attendibile, sia vera, sia comunque reale, però si dice così. Alcuni giornali hanno scritto che lui ha rifiutato in maniera definitiva il rinnovo e quindi, andando in scadenza, potrebbe essere preso a quasi due spicci meno di 10 milioni dalla Roma, e a queste cifre sarebbe veramente un colpo da 90. Zaccaria, ripeto, mi piace molto ed è il centrocampista che attualmente ci manca, quello lì di sostanza, di quantità ma anche di qualità da mettere a fianco a Veretout, e ve l'ho detto da quest'estate, ragazzi, ci manca come il pane un centrocampista. Veretout va bene, Cristante va bene, ci può stare, ma come prima riserva serve per forza, ragazzi, per forza un centrocampista forte, un top, per mettere Cristante in panchina come buona, come ottima alternativa, e poi Vigliar e Diawara, sicuramente uno deve andare via e l'altro può restare come quarto. Però sicuramente, ripeto, sicuramente un centrocampista forte top, ovviamente per gli standard della Roma, serve come il pane. E serve per me anche, parlando sempre di mercato, un terzino a destra, perché comunque solo Karsdorp non può giocare tutto l'anno, a parte che Karsdorp è molto fragile, comunque non è scontato che regga tutto l'anno senza farsi male, ma anche se non si fa male, non può reggere, ragazzi, tre partite a settimana, domenica e giovedì domenica. Solo lui, solo e soltanto lui, o comunque come prima alternativa Ibañez adattato a destra. Serve per forza anche un terzino, e serve comunque perché Mourinho Reynolds non lo considera neanche, ragazzi, non ha giocato neanche l'altro giorno comunque con lo Zoria in Ucraina. Se non giochi lì vuol dire che non giochi mai, 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 e quindi penso che comunque sia necessario sia prendere un centrocampista, e Zaccaria potrebbe essere veramente quel centrocampista perfetto per noi a poco prezzo, in scadenza, quindi appunto meno di 10 milioni, e per me uno che può valere anche 30-35 milioni, se ovviamente con un contratto lungo, perché adesso il Gladbach per me, se effettivamente lui rifiuta il rinnovo, fa bene a darlo via, pur di non perderlo a zero, perché ovviamente, ragazzi, tra le due scelte, tra i due mali, meglio darlo via subito. Se comunque hai già qualcuno buono in casa, incassi un po', monetizzi e investi quei soldi da altre parti. Invece, se lo perdi a zero, te lo tieni 6 mesi, ma comunque poi non ci fai neanche una lira. Quindi il loro ragionamento, se lo danno via, lo capisco. Alla Roma servirebbe uno così subito, senza aspettare giugno, e serve anche un terzino. I due reparti più urgenti da sistemare sono appunto il centrocampista e il terzino, e spero che possano arrivare entrambi, ma vi ripeto, prendete sempre con le pinzette questa news, perché potrebbe essere anche fake. Attenzione, potrebbe essere anche che domani il Gladbach annuncia il rinnovo di Zaccaria e basta, finisce tutto qua. Però ripeto, ho letto questa news e volevo commentarla insieme a voi. Detto questo, come sempre vi invito ad iscrivervi, a commentare e anche a mettere qui sotto un bel like. Ci vediamo ovviamente domani, ciao ciao, e sempre Forza Roma.